Io l'avevo buttata là per sdrammatizzare, ma è vero che non ci capivo un cazzo. Ma forse nessuno di noi ci capiva un cazzo. Tipo io ormai me la sentivo galla andare a casa di Eugenia perché c'avevo un amico grosso e nessuno mi poteva più di un cazzo. Ma poi in verità passavo 3 ore a far guardiano delle pizzette, immobilizzato come Ian Solo nella lastra di carbonite, perché per me molto peggio che piai schiaffi era farsi vedere che ballavo come un coglione, o peggio ancora trovarmi a parlare con quella piscella francese che mi faceva diventare tutto rosso, mi veniva psoriasi, sudavo e pareva un crostaceo bollito in agonia. Mi sa che stavamo tutti impicciati e confusi là dentro. Qualcuno si teneva stretta quell'armatura da robottone giapponese perché c'aveva troppa paura di guardare che ci stava dentro la corazza. Qualcun altro invece provava a farsi coraggio, a trattenere il respiro e a mettere la testa sott'acqua per capire che ci stava sotto la superficie.